B4T On Air, rubrica settimanale di approfondimento sull'Associazione Sportiva Dilettantistica Basket for Trieste, tutti i giovedì alle 18.30 su Radio Attività. B4T On Air è offerto da Gens Mundi, perché la parte migliore del viaggio è ancora tutta nella tua testa. Gens Mundi Travel and Service, e a Trieste in via San Francesco 18. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Ben ritrovati amici di Radio Attività, un saluto da Guido Roberti. Con grande piacere andiamo a presentare questa nuova puntata di B4T On Air, come tutti i giovedì. Il punto sulla formazione biancorossa, e oggi è veramente il punto sulla formazione biancorossa, su tutte le formazioni. Stiamo preparando le seconde fasi del campionato, quindi ci sono già una cinquantina di nuove partite all'orizzonte, dalle due formazioni di promozione a tutte le giovanili. Un calendario ricchissimo al quale ha lavorato alacremente in questi giorni. Penso che ha i numeri nelle pupille il tuttofare del B4T, socio nonché coach Riccardo Coppola, che torna a trovarsi perché logicamente tra le fasi regolari di campionato e questa seconda fase ci sta un punto di mezza stagione. Quindi ben ritrovato Ricky, calendario ricchissimo di partite per tutte le squadre. Buonasera Guido, e intanto un buon saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Attività. Sono reduce da una 3 giorni massacrante, immersa in calendari e spostamenti gara causa l'arrivo dei calendari di 3 campionati insieme, quindi il mio lavoro filiniano, come diceva Guido nelle ultime puntate, continua ininterrotto, ma siamo riusciti a combaciare tutte le partite, quindi siamo pronti a partire con seconde fasi di tutti i campionati. Cerchiamo di andare un po' con ordine, anche perché si avvicina il torneo di Vienna, oltretutto il torneo di Vienna che avrà luogo la settimana prima delle festività pasquali, quindi impegnerà il B4T con 2 formazioni da lunedì 21 a sabato 26 marzo. Il B4T che viaggerà con l'aiuto e il contributo dell'agenzia di viaggi Gens Mundi in via San Francesco, che ha allestito, ha preparato tutto il programma al meglio, quindi ne approfittiamo per ringraziare naturalmente l'amico Dario Doz e i suoi soci. Allora andiamo con ordine, però facciamo una panoramica con le squadre senior innanzitutto. Il B4T Radio Attività, con un po' di fiato sul collo nel finale, è riuscito a conquistare la salvezza diretta con un'incredibile partita al Pala Aquilina dopo 2 supplementari. Partiamo da lì. Alla fine il potenziale inespresso del B4T Radio Attività è tanto, cioè si poteva salvarsi forse prima, però nelle 2 partite che contavano alla fine i 4 punti sono arrivati. Come diceva il buon Aldo anche a fine partita con Interclub, tra l'altro partita da infarto perché dopo 2 supplementari le coronari che non tenevano molto, e il buon Aldo Barzellato aveva detto che al completo questa squadra poteva vincere con tutti, e lo ha dimostrato nelle ultime 2 partite, quando recuperati i gemelli Morelli, Catenacci e Pizzi in campo, sicuramente l'atteggiamento mentale e il gioco espresso era completamente diverso da alcune partite giocate ultimamente. Hanno raggiunto la buona fase, come la chiamo io, del purgatorio, cioè la fase di senza infamia, senza lode della seconda fase del campionato, quindi a questo punto loro sono in pace con se stessi, hanno fatto un finale campionato in crescendo con le 2 vittorie che hanno consentito la salvezza praticamente, e quindi adesso lavoriamo già con quella squadra per il futuro. Credo che faremo giocare più magari i giovani o quelli che hanno avuto meno spazio, ma questo insomma lo deciderà il coach Barzellato. Comunque soddisfatti, perché alla fine tra 1000 problemi di assenze, infortuni e varie cose, la salvezza è arrivata, e quella squadra lavorerà già da adesso per il futuro. Il B4T Devotion invece, che tu alleni, al B4T Devotion non è stato sufficiente un girone di ritorno da 50-50 quasi alla voce vittorie e sconfitte, perché di fatto 4 vittorie e 5 sconfitte non sono state sufficienti a coprire il gap accumulato nel girone d'andata. Quindi con 10 punti il B4T Devotion si giocherà il playout, un gironcino a 6 formazioni, 4 triestine e 2 isontine con gare di andata e ritorno. 10 partite, alla fine solo una retrocederà, ma c'è da scommettere, tutte avranno il coltello tra i denti. Ecco, lì bisogna adesso stringere un po', come si dice, le maglie e giocarsi tutto. Sicuramente per il B4T Devotion è stato un girone di ritorno comunque ottimo, perché se pensiamo che abbiamo fatto 2 punti in tutto il girone d'andata e abbiamo fatto 4 vittorie al ritorno, c'è l'amarezza per le ultime 2 partite perché le abbiamo buttate al vento per
perché arrivate in palestra secondo me con poca concentrazione e non avendo capito l'importanza delle partite. Questo l'abbiamo pagato, abbiamo perso le ultime due, tra l'altro l'ultima è proprio quella Star Energy che sarà la prima avversaria della seconda fase, stranezza del calendario, e, però insomma siamo fiduciosi perché potendo usare, brutto termine però è vero, gli Under 18 regionali di Matteo Corbo, quella nostra formazione, e puntando sui i presenti e soprattutto allenamento, perché abbiamo tanti ragazzi che per motivi di studio non riescono ad allenarsi, questo sinceramente un po' di fastidio me lo dà, cercheremo di lottare fino all'ultima giornata, anche se sinceramente avrei preferito una formula play-out, cioè scontri diretti gara 1, gara 2, gara 3, che gironcina di italiana, che secondo me nel basket moderno non è che c'entrino molto. È vero, forse tutti ambiscono anche a livello di spettacolo ai classici playoff e playout con gare secche al meglio delle tre, al meglio delle cinque, sono più spettacolari anche che i gironcini, i nuovi campionati, soprattutto quando poi si riparte da zero e magari certi valori vengono anche annullati a sfavore di qualcuno che magari qualcosina in più ci ha messo durante una regular season. L'hai già menzionata, l'Under 18, ecco che qui si apre un raggio di sole notevole, perché di fatto al sesto anno di attività per la società, per il Basket for Trieste da te fondato, è la prima qualificazione di una squadra giovanile a una fase high. Questo è sicuramente frutto del lavoro degli anni, non solo di questo gruppo qua di quest'anno, e una soddisfazione con un solo rammarico, quello di non aver vinto l'ultima col Sokol, che avrebbe portato addirittura punti in dote in più per il B4T Under 18. L'Under 18 è stata veramente la sorpresa, perché sinceramente sapevamo che era un'ultima squadra, siamo partiti, sono partiti perché le gestiscono Matteo Corbo e Lorenzo da Forno, sono partiti piano, si sono cresciuti, hanno dimostrato sempre più il loro valore, hanno con qualche innesto come il buon Tommaso Paresson che è arrivato, sicuramente potevano anche magari ambire al terzo secondo posto. Peccato per la sconfitta da Auresina l'ultimo secondo contro la squadra del mitico Vatovez, che quella l'hanno pagata cara, perché adesso cominceranno il girone, la seconda fase, il girone AIG, con un 8 punti Sokol, noi 2, e quindi poteva essere un 6-4 all'inizio della seconda fase, che sarebbe stato veramente una cosa ben diversa nell'affrontare delle avversarie. Una cosa che volevo dire, però, sicuramente per noi come società è uno successo, perché dopo 5-6 anni che lavoriamo con i giovani, come dicevi tu Guido, la prima volta di una squadra nel girone AIG per noi è un motivo di soddisfazione, vuol dire che il lavoro con i giovani, tanto bistrattato, tanto... Certe società neanche magari non lavorano tanto sui giovani a livello promozione, noi lavorando con loro abbiamo visto che i risultati li portano e poi si riportano anche in prima squadra. Anche perché appunto c'è questa qualificazione assieme a team dalla storia e dai numeri del passato dalle loro parte, penso al Breg, penso al Sokol, penso al Basket Trieste, che comunque è il contenitore giovanile della Pallacanestro Trieste di fatto, e addirittura lasciar fuori società ben radicate come l'Azzurra o la Star Energy o anche nel suo la Falcon Star Monfalcone. Prima di andare in pausa, una breve agenda solo per quanto riguarda gli appuntamenti che precedono la prossima puntata di B4T On Air. Per quanto riguarda il weekend dedicato esclusivamente alle giovanili, in particolare alle Under 15, che domenica 6 marzo sarà in campo alle ore 10 alla palestra della scuola Rismondo contro l'Azzurra. Per quanto riguarda la prossima settimana, martedì 8 marzo alle ore 21:15 invece prenderà via proprio il girone playout della promozione con il B4T Devotion impegnato in trasferta contro la Star Energy, questa bizzarria del calendario che metterà di fronte alla prima del playout l'ultima incontrata nella stagione regolare. Poi la prossima settimana nell'agenda naturalmente avremo già più appuntamenti in calendario. Adesso prendiamoci una pausa, un buon caffè rigorosamente San Giusto, e approfittiamo per ringraziare lo sponsor, siamo a Gens Mundi, e quindi poi ci ritroveremo nella seconda parte con il sottoscritto Guido Roberti e con Riccardo Coppola. B4T On Air ritorna tra poco.
Viaggia anche tu con Gens Mundi Travel and Service. Scegli Gens Mundi per le tue vacanze, il tuo viaggio di nozze, i tour organizzati o i viaggi d'affari. Da noi troverai anche biglietteria aerea, marittima, ferroviaria e servizio di money transfer. Gens Mundi, in un ambiente confortevole e familiare, troverai professionalità e cortesia e i migliori consigli per definire e realizzare il tuo viaggio su misura. Gens Mundi, perché la parte migliore del viaggio è ancora tutta nella tua testa. Gens Mundi Travel and Service è a Trieste in via San Francesco 18. Per info 040 260 5965 o gensmundi.pinguino.it. Che profumo! Il caffè è pronto! Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport. Tutti i martedì alle 14.15 e in replica alle 20.15 su Radio Attività. Con Guido Roberti e Massimo Petronio. Un modo nuovo e giovane di vivere lo sport triestino. Il caffè dello sport. Martedì 14.15 e 20.15 su Radio Attività. B4T On Air, rubrica settimanale di approfondimento sull'Associazione Sportiva Dilettantistica Basket for Trieste. Tutti i giovedì alle 18.30 su Radio Attività. Eccoci nuovamente in studio, o non proprio in studio, per l'esattezza. Ormai, come sentite sempre dai rumori in sottofondo, raramente registriamo in studio, anche perché per catturare tutti i nostri protagonisti del Basket for Trieste bisogna spesso realizzare in esterna queste interviste, ed è un grande piacere perché spesso con i più giovani è davvero divertente anche vedere nei loro occhi l'emozione di avere comunque un microfono davanti e questa possibilità di parlare in radio. Riccardo Coppoli è un po' più forgiato invece, ma insomma è sempre un piacere. Allora andiamo a vedere l'Under 15. L'Under 15 è reduce da un episodio che io ho definito singolare, se non inquietante. L'Under 15 recentemente, qualche giorno fa, ha giocato la partita contro il Basket School Team of Panthers, una partita che il B4T sul campo stava perdendo, ma che di fatto non ha avuto conclusione. È stata sospesa dall'arbitro perché dal tavolo di fatto non ci erano più le condizioni per giocare avanti la partita, quindi una inefficienza per quanto riguarda l'uso delle palette, della contabilità dei falli, dell'utilizzo del cronometro, del punteggio, insomma delle negligenze da parte della formazione di casa. Allora la partita, dopo la sospensione, è arrivata la comunicazione del giudice sportivo che così recita: perdita della gara con omologazione del punteggio di 0-0 per il verificarsi di falli difatti tali da impedire il completamento della stessa. Ora scherzavo con un collega del quotidiano Il Piccolo, diceva: è fantastico notare perdita della gara con l'omologazione del punteggio di 0-0, dunque un punto a testa, sembrerebbe, se fosse il linguaggio calcistico. C'è un po' di rabbia naturalmente nell'entourage B4T, perché ci si aspettava la vittoria a tavolino, visto che comunque c'è stata una trasferta con i costi, la benzina, tutto quanto, e l'inefficienza della formazione di casa che poi non porta i due punti per l'Under 15. Insomma, di questo episodio penso che si parlerà ancora avanti, per dimostrare quanto bizzarro possa essere questo sport. Per cui non interpellerò Riccardo su questo episodio, che effettivamente è un po' sconvolto e ha anche fatto sorridere tutti noi, e ci concentreremo sulla crescita dei gruppi, l'Under 15 e l'Under 14. Proprio l'Under 15 manca ancora la prima vittoria sul campo, l'Under 14 tra alti e bassi. Io partirei da un grosso in bocca al lupo ai due recenti infortuni, al nostro Lollo Meroi e Andrea Bressan. Beh, sicuramente saluto io in primis Lollo e Andrea, perché ci sono mancati in queste due settimane. Adesso la fortuna si accanisce sul gruppo Under 15 dall'inizio dell'anno, perché tra assenze, infortuni, problematiche varie, questo gruppo non ha mai potuto esprimersi al meglio in campo. La mancanza di vittorie poi la trascini dietro, alla fine partita dopo partita magari cominci, sei punto a punto, prendi un break di 10, dentro i ragazzi dicono: boh, non ce la facciamo neanche oggi, non hanno una reazione. Non è colpa di nessuno, non è colpa dell'allenatore, dei ragazzi, è una situazione un po' ambigua, difficile, più di testa secondo me che di tecnica.
però insomma io sono ancora fiducioso, perché insomma adesso queste 5-6 partite che mancano speriamo di recuperare tutti, tipo domenica mancherà comunque di nuovo Andrea Lorenzo, quindi sono delle gravi assenze, però insomma venderemo cara la pelle con l'azzurra e soprattutto vogliamo farli crescere. Il mio obiettivo sinceramente finale per tutta questa gruppo è che portare un referto a rosa, perché se lo meritano per l'impegno che hanno dimostrato, insomma. C'è una figura, una persona che per maturità, per l'umiltà con la quale si è inserito nello staff, secondo me merita una menzione, ed è Simone Vouk, che ti ha dato una grossa mano, ti dà una grossa mano nel lavoro in palestra, è complice spesso, nel senso buono del termine, dei ragazzi, perché si trova a suo agio con gli under 14, gli under 15, ma al tempo stesso ha dimostrato una grossa crescita emotiva. Penso sia una bella soddisfazione per te, che prima di tutto l'hai allenato come giocatore. Simone lo conosco da 3 anni, 4, però veramente abbiamo un ottimo feeling e sono contentissimo di come questo ragazzo in proprio quest'anno ha dimostrato la crescita a livello tecnico e anche a livello proprio umano nel rapporto con i ragazzi, nel sentirli dei vicini, cioè la vera figura del vice allenatore. La mia speranza è che Simone, visto il suo impegno, che basta pensare che quest'anno non ha mancato mai un allenamento, cioè per me è fondamentale la figura di Simone con i ragazzi, e spero che quest'estate faccia il corso allenatori, perché nel nostro, come è successo per Matteo Corbo, che l'abbiamo mandato a fare il corso e dopo ha avuto una sua squadra sua, Simone dovrebbe seguire lo stesso percorso. Lo spero ardentemente, perché è un ragazzo che vale, è un ragazzo che deve maturare, e quest'anno con me è maturato tanto, perché veramente mi dà una grossa mano in panchina e allenamento con i ragazzi, anche lavorando anche da solo certe volte con loro. Adesso secondo me deve fare il passo decisivo, quello che ha fatto Matteo l'anno scorso e che gli sta portando ottimi risultati quest'anno. Albert Gas è il nome della via in cui alloggerà il B4T per quanto riguarda il torneo di Vienna, il secondo torneo organizzato in questa stagione sportiva dopo quello di Parenzo e la seconda esperienza nella capitale austriaca per questa società. Due i team al via del torneo, ripetiamo naturalmente il viaggio sarà curato in tutto e per tutto dall'agenzia di viaggi Jens Mundi. Cosa ti aspetti da questo torneo, delle due formazioni che ne prenderanno parte, dell'esperienza viennese che a prescindere da tutto è anche un'esperienza formativa e culturale per questi ragazzi? Beh, il sottoscritto ragionier Filini ha cercato di preparare la trasferta nel miglior dei modi con la solita fatica enorme, però insomma devo ringraziare veramente Dario Dozz per il contributo, per i pullman, per le varie sistemazioni alberghiere, per logistica del viaggio stesso. È una bella esperienza, perché sarà la nostra seconda esperienza nel torneo più importante d'Europa, e desidero in primis subito ringraziare il Basket Trieste, perché saremo le due formazioni ampliate con gli elementi dell'Under 15 Elite di coach Sandro De Paul e del responsabile Nocera. E quindi oltre a questo anche la figura di Massimo Bertocchi, che già si allenava con la B4T Radioattività, quindi sarà anche lui con gli Under 18, sicuramente sarà un fattore in più che magari porterà anche qualche risultato in più e farà anche crescere i nostri ragazzi. Per questo desidero veramente ringraziare Basket Trieste per questa collaborazione che continua molto proficuamente tra entrambe le parti, e quindi pronti via, partenza a Vienna, cercando di non rovinarsi troppo la schiena, perché ogni volta che vado a Vienna io ho un mal di schiena per una settimana, perché dormire a terra con il spiumino non è massimo, sinceramente preferivo un albergo, ma alla mia età mi sacrifico anche per questo, insomma. Filini questo non poteva far nulla. Filini e Fantozzi, perché a sto punto mi resta solo il ragionier Fantozzi per quanto mi riguarda, dormiranno sui ceci, farei dormire come nella corazzata Kotionkin. Comunque proveremo nuovamente questa esperienza viennese, che in qualche modo fa tornare giovani, anche se dopo appunto si pagano le conseguenze per almeno 8-10 mesi circa, non di più, non di più.
Questa era la puntata odierna di B4T On Air. Guardando un po' l'agenda, ne avremo ancora due canoniche classiche prima del torneo di Vienna, poi nella settimana pre-pasquale vedremo se con la collaborazione naturalmente dei nostri colleghi di Radioattività ci sarà la possibilità di organizzare per il giovedì 17, anzi per il giovedì 24 marzo, un collegamento in diretta live da Vienna. Non sarebbe davvero male verificare la possibilità di fare in diretta un assaggio di questa esperienza. Ci proveremo e cercheremo di organizzarci in questo senso. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, facebook.com/ilcaffedellosport, per quanto riguarda la redazione sportiva di Radioattività e Basket for Trieste, si può digitare e facilmente ritrovare anche sul noto social network. Grazie a Riccardo Coppola e i suoi saluti e ringraziamenti, anche se immagino già che ci sarà una persona in particolare da ringraziare per tutto il lavoro che fa nel dietro le quinte e con molta competenza, a differenza di altri, anche al tavolo per le partite. Infatti il ringraziamento va, come deve essere, di logica societaria. Devo ringraziare ragazzi, staff, dirigenti, allenatori, genitori e tutti quanti ruotano intorno al Basket for Trieste. E come anticipavi tu, Guido, non posso non ricordare il nostro presidente, cioè mia moglie Paola, che sembra di no, ma facendosi 90 partite fino ad ora al tavolo, da una mano non solo a livello scrittura, a livello aiuto in palestra, ma a livello proprio anche economico, perché fare 90 tavoli come ex ufficiale di campo, preparata com'è a tutte le partite, posso assicurarvi che è un amore immane, quindi come sempre grazie amore mio. Allora grazie anche a tutti voi che siete rimasti all'ascolto. B4T On Air tornerà il prossimo giovedì sempre alle 18:30 e tutte le puntate sono sul canale YouTube del Caffè dello Sport in podcast. Da Guido Roberti è tutto e buon proseguimento con i programmi di Radioattività. B4T On Air, rubrica settimanale di approfondimento sull'associazione sportiva dilettantistica Basket for Trieste, tutti i giovedì alle 18:30 su Radioattività. B4T On Air è offerto da Gens Mundi, perché la parte migliore del viaggio è ancora tutta nella tua testa. Gens Mundi Travel and Service è a Trieste in via San Francesco 18. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9.